Sì, sicuramente una vittoria importantissima, una vittoria sofferta contro una buonissima squadra che ha fatto un buon gioco qui a Campobasso, lo sapevamo. Una vittoria che per quanto riguarda noi venivamo dal capo di mercoledì scorso e quindi c'era grossa voglia di dimostrare che è stato un incidente di percorso, perché poi sostanzialmente è così e quindi la voglia dei ragazzi oggi è stata massima, quindi siamo stati bravi a non subire troppo l'Aprilia, siamo stati bravi a non subire gol, soprattutto, che poteva essere un ulteriore macigno, e quindi alla fine siamo stati bravi a portarla a casa. Devo dire che la squadra si è comportata molto bene, nonostante non abbiamo fatto forse una delle migliori partite sotto l'aspetto intensità, sotto l'aspetto possesso palla, sotto l'aspetto dominio della partita, però la squadra avversaria ha dimostrato che ha giocato bene, ha dimostrato che ci ha messo anche un po' in difficoltà allargando molto il gioco sulle fasce e quindi ci costringeva a correre all'indietro. Però poi sono tempo, credo che abbiamo aggiustato un po' la situazione, siamo abbassati un attimino e quindi siamo riusciti a contenerli meglio e poi alla fine siamo stati anche premiati. Dobbiamo anche in questo migliorare, ma al 90esimo, 93esimo la tensione non è come quella del primo o al quinto del primo tempo, quindi alcune situazioni sicuramente si possono pagare e siamo stati fortunati in questo sì. Però io dico che la fortuna a volte te la devi andare a cercare. Forse mercoledì scorso ce la siamo cercata la sconfitta così. Oggi forse ce la si è meritata per portarla a casa. La squadra ha saputo soffrire, ha saputo fare un tipo di partita che forse non siamo abituati a fare e di questo faccio un plauso ai ragazzi, ma sono contento per loro perché erano i primi a essere rammaricati dopo la partita di mercoledì scorso, staff compreso e dirigenza compresa. La prestazione non è stata forse all'altezza di quella che ci aspettavamo sotto l'aspetto proprio caratteriale. Oggi devo dire che l'abbiamo fatta la partita, diversa da come forse ce l'aspettavamo, perché ci siamo dovuti abbassare un pochino, però le partite sono anche queste, i campionati si portano avanti anche in questa maniera e se pensiamo tutti, io per primo, di poter fare sempre le prestazioni eccellenti o perlomeno di un certo tipo di livello, forse dobbiamo un po' fare un passo indietro perché il campionato è talmente difficile, è talmente impegnativo che a volte non si riesce, però ripeto, contano i punti e oggi siamo stati bravi a portarli a casa. Il nuovo mister che è già arrivò all'epoca, poco dopo che l'abbiamo incontrata noi nel girone d'andata, ha una ottima identità, ha un buon gioco, esprime delle buone trame di gioco, quindi è un modulo che, come ho detto, può mettere in difficoltà le altre squadre. E oggi si è visto sul nostro campo, quindi ce lo aspettavamo. Avevamo preparato la partita per andarli a prendere e cercare di limitarli. Poi, dopo un quarto d'ora, abbiamo visto che facevamo un po' fatica a gestire in mezzo al campo, quindi ci siamo abbassati un po'. E nel secondo tempo abbiamo fatto questo tipo di partita e l'abbiamo limitati abbastanza. Però sì, ce lo aspettavamo perché sapevamo le qualità. L'Aprilia sostanzialmente ha anche buoni giocatori, quindi sapevamo della loro forza e sapevamo delle loro insidie. Quindi siamo stati bravi a limitarli molto. Ma su quanto riguarda Mattia, Rossetti, sì, sicuramente sono delle qualità che siamo andati alla ricerca e gli allenatori poi alla fine sperano sempre che quando c'è l'opportunità di metterli dentro che possano rispondere in questo modo. Quindi siamo contenti di questo che è riuscito a concretizzare. E quindi è un'ottima compagnia insieme a Pietro Cogliati. Sicuramente sarà una scelta sempre non facile ogni domenica, però su questo possiamo contare su entrambe le caratteristiche di alta affidabilità. Quindi si vedrà partita per partita, ma credo che sia anche normale a volte alternare i giocatori. Che in queste caratteristiche sicuramente ti possono incidere, questo sì. Per quanto riguarda il resto, sì, sicuramente ci sono alcuni ruoli dove in questo momento non siamo brillanti, stiamo tirando un po' il fiato e quindi è giusto dare anche alternative. Oggi sì, i cambi forse si potevano fare anche prima, ma
Non ci potevamo scoprire troppo perché loro sicuramente nelle ripartenze erano una squadra molto insidiosa, quindi bisognava centellinare molto bene le caratteristiche in campo e devo dire che sia George che è entrato e sia Mattia stesso abbiano inciso abbastanza sotto questo aspetto, quindi sappiamo le loro caratteristiche e ci sarà modo anche in futuro di poterle sfruttare, sicuramente sì. Sì, penso che questo sia l'inizio migliore che potessi aspettarmi. Peccato, come hai detto tu, che i tifosi non ci sono, però è stato bello lo stesso, soprattutto per la squadra, per la vittoria, e questo è l'importante. Sì, volevo fare a tutti i costi gol. Al primo tiro non c'ero riuscito, mi è partito un po' centrale, poi il secondo è partito bene, è andato in rete. Sì, no, innanzitutto devo ringraziare la squadra e lo staff perché mi hanno fatto entrare subito nel gruppo, mi hanno trattato benissimo, infatti sono subito a mio agio. E poi sicuramente il 4-0 di Tolentino è un po' spiazzato, non me l'aspettavo, però poi si è vista comunque la squadra che ha creato pure là 5-6 palle gol, quindi c'è stato solo un po' di sfortuna secondo me. E invece oggi la fortuna ci ha girato, è andata bene. No, noi eravamo tranquilli perché sapevamo che a Tolentino è stata solo una battuta d'arresto, ma non abbiamo dimostrato come giochiamo tutte le domeniche. E poi oggi infatti abbiamo dimostrato, anche soffrendo, non giocando magari sempre come volevamo, però l'importante era il risultato per scacciare via magari quelle paure che c'erano venute a Tolentino. Dato il mio contributo come tutti i compagni, quando vieni chiamato in causa ti devi far trovare pronto, soprattutto in un contesto competitivo dove l'obiettivo è importante ed è uno solo e bisogna remare tutti dalla stessa parte. Sì, sono episodi che poi decidono le partite, però io penso sempre che il calcio equilibra tutto poi alla fine di un'annata. Quello che ti toglie ti dà e viceversa. A Vasto probabilmente non meritavamo di pareggiare così all'ultimo. Oggi è un episodio, ma non è un caso, probabilmente che ha sbagliato perché l'abbiamo voluta, cercata e siamo stati premiati. Sì, questo ci fa piacere l'entusiasmo che c'è attorno. Io è vero la fortuna, però noi ce l'andiamo a cercare la fortuna, lavoriamo per vincere e per migliorare il giorno dopo giorno. Noi onestamente siamo abituati probabilmente ad altri tipi di partite, no? Perché la maggior parte delle partite fatte abbiamo sempre, diciamo, la linea è stata sempre netta tra noi e gli avversari, però. Posso dire anche che da queste partite passano i campionati e non da magari altre partite, quindi è bello vincere, diciamo, nettamente, ma secondo me così è più bello perché sono partite che alla fine dell'anno pesano e oltretutto sono segnali questi importanti del carattere della squadra. Poi si gioca ogni 3 giorni, venivamo da una brutta sconfitta 4-0, non è facile comunque quando devi sempre vincere e dimostrare, non è mai facile. Noi ci prendiamo sempre le nostre responsabilità e ce le siamo prese anche questa volta e abbiamo dimostrato che è stato un episodio quello di Tolentino, perché la squadra è stata sempre, nonostante è vero, la difficoltà della partita, che poi le partite del ritorno sono tutte diverse dall'andata, però è stata sempre unita, ci ha creduto, ha cercato sempre l'episodio. Poi, a parte l'episodio finale, è vero che probabilmente è più una gestione nostra da migliorare che un merito loro, e il tiro nel secondo tempo, loro praticamente non hanno fatto grandi occasioni se non comunque un predominio, diciamo, hanno tenuto, diciamo, probabilmente più palla di noi in questa partita, però bisogna sapere anche fare questo tipo di partite, l'importante sono i 3 punti. Ma noi le partite le prepariamo sempre molto bene, noi sapevamo le caratteristiche di questa squadra, che secondo me è una squadra importante del girone. La classifica, c'era differenza di punti tra noi e loro, ma le partite vanno sempre giocate perché poi siamo tutti in Serie D, non c'è una differenza di categoria, diciamo, nelle squadre. Le partite vanno vinte sul campo. Nervosismo no, c'è concentrazione e ambizione e voglia di dimostrare, che poi probabilmente non riusciamo a fare, oggi non siamo riusciti a fare quello che abbiamo abituato sempre a vedere, eppure noi siamo abituati a fare. Però ripeto, secondo me oggi è stata molto pesante, una vittoria molto pesante,
E sono contento perché oggi anche chi è entrato dalla panchina è stato importante, è entrato bene, secondo me è un segnale importante di chi lavora sempre con un obiettivo comune.